Nelle precedenti lezioni abbiamo visto come l'impero romano si stava espandendo con i diversi imperatori. Abbiamo visto che con Ottaviano ha raggiunto il massimo dell'espansione, poi continuata anche da altri imperatori. Tuttavia, nel III secolo d.C. l'impero romano comincia ad avere dei piccoli problemi. L'impero romano deve affrontare una crisi politico-militare. Una crisi economica, una crisi sociale e persino una crisi religiosa. Analizziamo la prima, cioè la crisi politico-militare. Noi abbiamo visto che appunto l'impero romano aveva allargato di molto i suoi confini e l'espansione territoriale impediva ai romani di poter controllare bene i propri confini, il limes, detto dai romani. Questo limes, cioè questo confine, che era continuamente minacciato dalle popolazioni che vivevano al di là del limes, tra cui a nord i Germani, che spesso entravano, oltrepassavano il limes per compiere delle scorrerie, delle razzie ai danni dei romani. A sud i confini dell'impero romano erano minacciati anche dai persiani, guidati da una nuova dinastia di re, i Sasanidi. La politica non riusciva a dare le giuste risposte per fronteggiare questo problema. Perché? L'esercito nominava i propri imperatori e non l'imperatore, ma gli imperatori che spesso erano in contrasto l'uno con l'altro. Questi imperatori venivano nominati frequentemente, perché molto spesso erano uno contro l'altro e venivano uccisi, e quindi non se ne si riusciva a trovare una soluzione per arginare il problema degli invasori. Dunque, una crisi politica che non sa dare la giusta direzione all'esercito per fronteggiare l'invasione dei popoli esterni, che porterà al crollo dell'impero romano. Andiamo ad esaminare adesso la seconda crisi, ossia la crisi economica. Beh, dovendo l'esercito romano fronteggiare questi invasori germani, barbari, e i persiani aveva bisogno di ingrossare il numero dei soldati del proprio esercito, tant'è vero che si arrivò a portare l'esercito a 400.000 soldati. Però avere un esercito così grande richiedeva molto denaro, perché dovevano pagare i soldati, dovevano fornire loro le armature. E molti soldi dovevano servire per costruire il famoso limes o le torrette di guardia. E in sostanza, queste guerre prendevano all'impero molti soldi e gli imperatori, per recuperare questo denaro, imponevano delle tasse ai sudditi che via via diventavano sempre più poveri. In più, in questo periodo il commercio entra in crisi. Perché entra in crisi il commercio? Perché a causa di queste guerre e dei conflitti sociali, le strade divennero sempre meno sicure. Capitava spesso che un commerciante, nel portare la merce da una città all'altra, veniva assalito da bande di rapinatori che saccheggiavano tutto ciò che aveva. E l'artigianato entra pure in crisi. E anche l'agricoltura. L'agricoltura entra in crisi e comincia a scarseggiare il cibo. E scoppiano diverse epidemie, una sorta di coronavirus del tempo, che vanno a falciare molte persone. La popolazione quindi comincia a ridursi e
E se la popolazione comincia a ridursi, non c'è più chi compra. Se non c'è più chi compra, non può esserci chi vende. E quindi l'economia si era bloccata, si era arrestata. Un'economia che faticherà non poco a riprendersi e che contribuirà allo sfascio dell'impero romano. Andiamo adesso ad esaminare l'altra crisi, la crisi sociale che si verifica soprattutto in città. Le città infatti divenivano sempre più insicure a causa dei continui assalti e scorrerie dei barbari germani. Divenendo insicure le città, avvenne che i nobili si trasferirono nelle loro case di campagna, le famose ville. Queste case di campagna, che erano fortificate con delle mura, accoglievano sia i nobili, i proprietari, che i contadini e i coloni e gli artigiani che andavano a lavorare per il signore. Dunque, pian piano assistiamo ad un decadimento, un degrado, decadimento della città e una sorta di vitalità della campagna. In questa campagna, in questa villa romana, ogni padrone, ogni proprietario riusciva a produrre tutto il necessario per sé e anche per chi vi lavorava. Quindi una situazione sicuramente più favorevole rispetto a quella della città. E arriviamo adesso all'ultima crisi, ossia quella religiosa. Però dobbiamo chiederci il perché. L'impero romano dovette affrontare anche questa crisi religiosa. Innanzitutto bisogna dire che i romani avevano una religione politeista, tuttavia queste divinità sembravano non rispondere più alle esigenze di conforto e tranquillità che invocavano i romani, costretti a vivere una situazione molto difficile causata da queste continue guerre, sia sociali che guerre di conquista da parte dei germani. Per cui i romani è come se avessero voluto cambiare tipo di religione. In un primo momento si rivolsero ad antiche divinità orientali e queste divinità, questi nuovi culti furono accettati di buon grado dalle autorità del tempo. Tuttavia, nel primo secolo d.C. cominciò a diffondersi il cristianesimo, una religione che veniva dal lontano Medio Oriente. E questa religione, contrariamente alla prima, non fu ben vista dagli imperatori. Perché? Perché questa religione predicava l'uguaglianza dei cittadini. E rifiutavano di adorare l'imperatore oppure compiere dei sacrifici in suo nome. Pertanto, gli interessi degli imperatori vengono minacciati da questa nuova religione che predicava l'uguaglianza, che non accettava l'imperatore come una persona da adorare e gli imperatori invece appunto volevano mantenere il loro potere. Ciò determinò una grande tensione e addirittura ci furono diverse persecuzioni. I cristiani furono continuamente perseguitati dai romani. E la più significativa, le persecuzioni più significative le abbiamo tra il secondo e il quarto secolo, e per giustificare le varie persecuzioni, si addossavano ai cristiani,
la responsabilità del fallimento della politica, del fallimento dell'impero romano. E quindi i cristiani vennero visti come dei nemici da combattere a tutti i costi. Alfine agli dèi sono pari, l'artista immortale che col fuoco crea il segreto suo sogno geniale. Il passato io affido ormai alle fiamme, al suol. E questa Roma possa il fuoco consumar, che arda come fornace. Delle zone in fiamme. Sono riusciti a fuggire. Vogliono salvarsi. Ma perché vogliono salvarsi? Gridano qualcosa! Che cosa gridano? Ti hanno dato un nuovo appellativo. Incendiario. Che cosa vogliono? Giustizia. Non vogliono mai giustizia, vogliono vendetta. Una vittima. Il popolo avrà la sua vendetta. Proclamo solennemente che la colpa dell'incendio della nostra amata città è della spregevole setta che si fa chiamare cristiana. Essi hanno sparso la menzogna che è stato Nerone a bruciare Roma. Io sterminerò questi criminali in un modo che sia pari all'enormità del loro crimine. Ma cantano. Perché non tremano? Mi danno fastidio. Era meglio torturarli prima, questi cani insolenti. Già. Questi cani sfrontati anche nella morte. I leoni canteranno più forte di loro.